Finalmente la stampa. Straordinario Flacchi, sono i suoi colpi, le sue prodezze, e dunque peccato perché è stata una grande occasione. Speriamo che dia morale alla squadra, perché veramente ce n'è bisogno in questo momento. Francesco Flacco su Bonazzolo, un'investigazione importante, è uno che sa tenere palla, sa prendere punizione, e in questo momento prendere una punizione con questo tipo di campo pesante, avendo Volpi e Della Pona che sono due grandi tiratori, è come dare un'azione pericolosa alla propria squadra. Adesso è proprio Volpi che va a posizionare con molta calma il pallone. Conny Johansson dispone una barriera iper nutrita. È in corsa del capitano, il suo destro, pallone che porta le spalle di Johansson, c'è il pareggio con Volpi della Sampa, 1-1. Avevamo detto un gol, sì, c'è, che c'è la complicità del portiere sicuramente, però questo è un gol meritato perché la Sampdoria stava pressando quest'ultimo periodo. Credo che Vanter abbia modificato qualcosa, il Bonazzoli che si prende il pallo centralmente. Vediamo il gol, il portiere si aspettava la palla sopra, ha fatto un passo dall'altra parte, non ha avuto la forza per equilibrarsi e deviare la palla in calcio d'angolo. C'era Gasbarroni, Andrea, sulla traiettoria sicuramente ha influito, perché è andato a disturbare il portiere. Vedete Johansson che arriva tardi sul pallone, e quindi Volpi firma l'1-1, importante, appena passata la mezz'ora per la Samp che ristabilisce la parità.